Stamattina abbiamo aperto l'appuntamento del giorno, così come facciamo quotidianamente, con la ricorrenza più importante. Oggi è la giornata, come vi dicevo prima, dei soccorritori, che, per come la vedo io, in maniera leggermente più ampia, soccorrere una persona non vuol dire semplicemente, tipo, che so, 118 e così via, ma vuol dire anche soccorrerla a casa, anche da un punto di vista psicologico, nell'accompagnarlo in quello che può essere la quotidianità, attraverso, come dire, l'abbandono della solitudine. E per questo motivo questa intervista che vi propongo già da qualche giorno l'abbiamo tra virgolette trascinata per avere il piacere di farla oggi, e quindi darei il buongiorno a questa associazione, ed esattamente l'associazione Angeli Senza Frontiere, che è un'associazione che si propone di aiutare il prossimo attraverso il volontariato, la beneficenza, fornendo servizi sociosanitari alle persone più fragili, alle persone più bisognose. Il buongiorno lo do al professor Vito Plantamura, che è appunto il presidente. Professore, buongiorno. Buongiorno, un cordiale saluto a chi ci ascolta. Buongiorno, ben trovato. Allora, Angeli Senza Frontiera, questa associazione, abbiamo fatto una brevissima presentazione, che si occupa anche di sclerosi multipla, giusto professore? Certo, infatti l'associazione si occupa anche, oltre che di persone fragili, di persone con patologie abbastanza gravi, quali la SLA, la SMA e la sclerosi multipla. Abbiamo i nostri soci onorari: Maria Elena Bariglia, affetta da sclerosi multipla, Antonella Giuliano, affetta da SLA, e purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato il socio onorario, un poeta di Grumoapula, Alessandro Fariello, affetto da SMA. Ed è proprio per questa scomparsa e per l'impegno che lui ha profuso in associazione, che vogliamo dirgli grazie ogni giorno, che già dall'anno scorso abbiamo indetto il premio nazionale di poesia a lui intitolato, Alessandro Fariello, Sulle ali della libertà, che poi è il titolo di uno dei libri che Alessandro ha scritto, e siamo già quest'anno alla seconda edizione. E quindi noi invitiamo anche i nostri radioascoltatori eventualmente a iscriversi. Vogliamo dare qualche indirizzo? Sì, certamente possono iscriversi, l'iscrizione è gratuita. Sì. Abbiamo anche quest'anno ricevuto il patrocinio della città di Grumoapula, per cui ringraziamo il sindaco dottor Minenne e l'amministrazione. Sulla pagina Facebook Premio Alessandro Fariello si trova il regolamento ed il modulo di iscrizione, il quale, unitamente ad una copia della poesia firmata e ad una copia della poesia non firmata, devono essere inviati all'indirizzo Premio Alessandro Fariello 2 @gmail.com entro il 15 ottobre di quest'anno. Il 10 dicembre di quest'anno ci sarà la serata conclusiva a Grumoapula, in provincia di Bari. E diciamo pure che, come ha sottolineato lei, basta cercare la pagina Facebook per prendere gli appunti che magari i nostri radioascoltatori in questo momento non hanno avuto. Sulla pagina Facebook Premio Alessandro Fariello si trovano tutte le notizie utili, ma possono anche eventualmente chiamare in associazione al 339 288 8163 per avere maggiori delucidazioni. Allora, il tema di quest'anno è la luce dell'umiltà. Ok, Alessandro ci ha lasciato, come ha detto lei, però era un guerriero, lui praticamente parlava con gli occhi. Alessandro è stato definito il poeta guerriero, il poeta che parlava con gli occhi, tanto è vero che lui purtroppo per la malattia era immobile nel letto, si avvaleva del puntatore oculare, certo. Spaziava in tutto il mondo, tanto è vero che tra l'altro ha scritto anche queste bellissime poesie. Bene, e quindi noi non possiamo che ringraziarla. Intanto il guerriero, però assieme a lui c'era un corsaro, evidentemente lei conosce che questo corsaro che faceva coppia. C'era sì un corsaro, questo è un modo felice con cui è stato dipinto da alcuni giornalisti. E tra l'altro approfittiamo anche per dire che queste poesie dopo il 15 ottobre verranno valutate da una commissione in assoluto anonimato per garantire la validità del premio. E dalla quale commissione poi usciranno le poesie vincitrici. Allora, per ricordare Alessandro Fariello, ricordiamo la seconda edizione Premio Nazionale di Poesia proprio dedicato a lui. Seguite la pagina Facebook se non avete avuto tempo, oppure se volete chiamateci anche in radio, vi daremo noi. Professore, posso dare eventualmente il suo numero? Certo, ci sono problemi, oppure ci seguite sulla nostra pagina Facebook. Bene, grazie professore. Io comunque con Corsaro mi riferivo anche a lei, perché da quello che ho letto in giro fa
facevate una gran bella coppia, quindi portare... Grazie, grazie a tutti voi anche per avermi dedicato questo spazio. Grazie a favore della cultura. A presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie, grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ringraziamo il professor Vito Plantamura, ricordate la seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia dedicata ad Alessandro Fariello, i numeri li abbiamo già dati, ma chiamateci pure se volete prendere degli appunti.